Ricordo magari sino a quando non ripristiniamo le CSTB Sport, quindi diciamo sino a domani e sino a lunedì, che è possibile anche inviarci i vostri pensieri, le vostre riflessioni attraverso l'indirizzo di posta elettronica del TB Sport, che è tbsport@libero.it, per dire la vostra sul Bari. C'è un altro amico in linea, pronto? Pronto, Enzo, sono Adriano, ciao. Ciao Adriano. Niente, Enzo, la sconfitta di ieri, io almeno spero, possiamo giustificarla solo per una, come diceva Gigi, intanto lo saluto, Ciao. per una questione prettamente fisica, perché a distanza di 3 giorni, insomma, il Bari era bulico ieri, cioè non si proponeva gioco, e non paragoniamo le partite, questa con Cagliari, con quella con Bologna, perché il Bologna era arroccato lì dietro, il Cagliari ha giocato, e non riuscivamo a ripartire. Purtroppo, devo dare molte colpe, è vero, tutta la squadra le colpe ieri, però per esempio Donati ha verticalizzato pochissimo, si è rivisto ogni tanto questo Bonucci che andava a palla al piede, usciva e vedevo Donati lì fermo senza prendere alcuna iniziativa. Quindi insomma è stata una partita che insomma spero non faccia testo. Voglio sperare, ripeto, che sia condizione fisica, perché ci sono squadre nettamente più superiori al Cagliari, quindi era una partita da vincere ieri. Quindi spero che sia Chi solamente salvi dalla questo. partita di ieri nel Bari? Non ho capito, Enzo, Chi scusami. salvi dalla partita di ieri? Beh, io salvo assolutamente Ranocchia, perché è inutile vedere ovviamente l'episodio, il piccolo episodio, ha fatto un'entrata nel primo tempo spettacolare. E a livello di condizioni fisiche, a me è piaciuto molto il passo di Salvatore Masiello rispetto agli altri, cioè lui è l'unico che aveva gamba rispetto al passo lento degli Di altri molti altri. giocatori, di Donati che passeggiava per esempio in campo. Grazie, grazie, Ciao Enzo, grazie ciao, ciao, Adriano. ciao. Che ne pensi di questa valutazione? Ma sì, Salvatore Masiello anche perché praticamente lui non aveva avversari, Enzo, allora è facile avere il passo quando non hai avversari. Il problema è che loro erano impostati con l'uomo in più al centrocampo e con Jeda e Kossu che andavano oltre le linee, praticamente ci hanno messo in grosse difficoltà, perché bene o male alla fine tu hai giocato con quattro difensori, i due centrali fermi e due esterni che non è che abbiano spinto in maniera determinante, tranne il fatto di andare sulle palle alte, per il resto si è rimasti incollati lì con una squadra che effettivamente attaccanti di ruolo non aveva. Caso strano, l'unico momento in cui hanno messo attaccanti di ruolo questo brasiliano che l'anno scorso ha fatto, Portoghese, arrivava nel portoghese, ha campionato. fatto una ventina di gol se non sbaglio, nel Vitória Guimarães, bene o male al primo errore, un errore sicuramente di posizione che non inficia la grande partita Certo. di Ranocchia, hai beccato il gol. Prendiamo qualche altra telefonata, 080 501 9998 per i vostri interventi in diretta telefonica, dite la vostra su Telebari oppure attraverso Radio Bari o sul sito www.radiobari.net sulla partita di ieri. Che idea vi siete fatti a questo punto del Bari? Bari che ci ha un po' disorientato perché siamo passati da una prestazione coi fiocchi, una prestazione spettacolare, ad una prestazione assolutamente scialba. C'è un amico in linea, pronto? Sì, ciao Enzo, sono Camillo. Ciao Camillo, Saluto Gigi ciao, Frisini. ciao. Volevo dire, Enzo, secondo me ieri quello che ho notato è che il Bari, anche dopo la partita con l'Inter, ha fatto quella partita un po' scialba con il Bologna. È lo stesso successo dopo l'Atalanta. Quindi quella differenza che vedo è che Conte secondo me era più motivatore, anche dopo un 4-1 in trasferta, la squadra giocava comunque lo stesso bene. Poi un'altra cosa, il calcio d'angolo battuti sempre da Barreto, che poi tra l'altro ne ha azzeccato uno, cioè li ha tirati tutti sul portiere. E rimettevano pure un giocatore vicino, che in realtà lui batteva al centro, quindi un uomo in meno. C'è questa cosa che non riesco a capire. Cioè, Barreto, secondo me, dovrebbe stare al centro quando vengono battuti i calci d'angolo. Gigi. Ma secondo me, Enzo, il fatto che sia stato assente per parecchio tempo non ha dato la possibilità di perfezionare gli schemi. A me è piaciuto molto lo schema che è stato fermato dall'arbitro, quello sulla palla Sì, per Rivas, che un fallo di effettivamente Alvarez, credo, un fallo di blocco Alvarez su. su Parola. È chiaro che il fatto che debba tirare i calci d'angolo a Barrete, forse perché è l'unico che non è in grado di saltare, così dà la possibilità, però sono delle situazioni che il tecnico naturalmente vaglia durante la settimana e sono degli schemi abbastanza, se non sono perfezionati, da perfezionare. Oh, c'era un certo fermento sino a ieri mattina, praticamente ieri pomeriggio, in prospettiva Milan-Bari, cioè molti tifosi si stavano organizzando per andare a Miazza. Io mi auguro ovviamente che la gente non si perda d'animo e vada. Peraltro vi ricordo ancora una volta che gli amici del coordinamento club, in particolare Giuseppe D'Ambrosio, vi ricorda che ci sono ancora dei posti disponibili sul pullman che stanno organizzando, 33 11
26711, ripeto 333 11 26 711 per salire sul pullman e andare comunque al Meazza. Due cose velocissime, ovviamente non vi stiamo dando notizie in questo momento sulla trattativa societaria, perché a questo punto sono a Bari tra poche ore Barton e Mora, e quindi cercheremo di capire esattamente cosa vengono a fare e nel senso se vengono a chiudere, se vengono a prendere tempo, se vengono a dare un acconto, insomma cerchiamo di capire. A questo punto facciamo parlare i fatti, perché poi alla fine, certo, mi preoccupa un po' con la notizia pubblicata dalla Gazzetta dello Sport, che dice uno che Barton chiede lo sconto e che dice che i ben informati dicono che all'interno della famiglia Matarrese non l'abbiano presa molto, molto bene, quindi cerchiamo di capire che cosa accadrà. A proposito di società con dei punti interrogativi, la notizia dell'ultima ora è che Andrea Della Valle si è disimpegnato dall'incarico di presidente della Fiorentina. Ma mi auguro che loro, se non sbaglio, che vuol dire questo secondo te? Ma se non sbaglio loro prenderanno una soluzione interna, metteranno un uomo loro o delle aziende, oppure si parlava anche di Enrico Mentana come presidente traghettatore insomma, del genere. Che vuol dire? Vuol dire che questi hanno preso la Fiorentina dalla C2, l'hanno portata in A, l'hanno portato in Champions, hanno speso i soldi, quest'anno che hanno speso poco la gente pretende, non è che Della Valle, con tutto il rispetto, può vendersi tutte le fabbriche, tutte le scarpe che ha per raccontare la Fiorentina. È chiaro che c'è un po' di polemica, poi normalmente i toscani sono abbastanza attaccati alla Fiorentina, mi auguro che praticamente si fa, anche perché poi se non sbaglio sotto c'è anche un problema con il comune, perché loro vorrebbero costruirsi uno stadio. Forse questo è il vero problema, diciamo così. Va bene, siamo addirittura d'arrivo per l'appuntamento odierno con i biancherosso TV Sport. Io ringrazio Gigi Brisini. Grazie a voi. Se ci sono aggiornamenti sulla trattativa societaria ve li daremo più tardi, perché ovviamente proveremo a intercettare Barton e Mora. Se hanno bisogno del cappello posso fornirvi per questo cappello texano, va bene, però vediamo, facciamo parlare i fatti, perché ripeto, c'è molta ironia, molto scetticismo, molte perplessità su questa cosa, non è detto che finisca così. Ciao, speriamo bene.